Un caro saluto da Paolo Sinibaldi. È la penultima giornata della regular season nel campionato di calcio a 5 di Serie A. Si affrontano l'Acqua e Sapone e la Luparense. Siamo al Palacastagna di Città Sant'Angelo. Subito un tiro della Luparense pericoloso con Onorio. Si affrontano due squadre in posizioni leggermente, diciamo così, diverse di classifica, perché la Luparense è al secondo posto e lo vuole difendere a tutti i costi, mentre l'Acqua e Sapone è al quintultimo posto e vuole assolutamente evitare. Attenzione, c'è il gol subito della Luparense con il numero 10 Vampeta. Questa è già una disdetta, perché dopo un minuto Vampeta beffa con un tunnel l'ex di turno, che è Zaramello. Non è certo l'inizio che si aspettava l'Acqua e Sapone per questa partita, diciamo determinante, perché all'Acqua e Sapone manca un punto per avere la certezza della salvezza, ma è evidente che già di fronte a un avversario così quotato, se ci si mette anche un inizio un po' in salita, diciamo così, credo che non fosse nei sogni della vigilia. Lo chiediamo al responsabile del marketing dell'Acqua e Sapone Calcio a 5, Giancarlo Del Duchetto, però la partita è lunghissima e quindi non parliamo troppo presto. Sì, hai detto bene, la partita è lunga. Guarda qui. E c'è il raddoppio, scusami Giancarlo, perché azione in velocità e già il raddoppio, davvero una doccia freddissima questa per la squadra di Lamers. Vampeta raddoppio su azione decisamente veloce, ma Lamers pensa bene, perché sono trascorsi esattamente un minuto e 25 secondi e mi sembra che qui si debba davvero aggiustare parecchio. Due azioni, due gol. Guarda, è dall'inizio del campionato che abbiamo degli inizi così devastanti. Purtroppo abbiamo di fronte una squadra che vuole a tutti i costi il secondo posto. Noi in genere contro le grandi squadre abbiamo fatto sempre delle ottime partite. Oggi la vedo dura, 18:35 fine primo tempo, siamo già sotto di due gol. Non è facile, noi serve un punto per la salvezza, sicuramente ci proveremo a prenderlo oggi, ma sarà molto ma molto difficile. Sinceramente siamo molto delusi come società dell'andamento di questo campionato, ci aspettavamo sicuramente molto di più. Faremo tesoro dei nostri errori sperando di salvarci e di non ripetere gli stessi errori il prossimo anno. Incredibile comunque questo avvio della partita, davvero ci aspettavamo altro. Allora l'Acqua e Sapone con il capitano Vendrame, non abbiamo ancora letto le formazioni, lo facciamo adesso, insomma, compatibilmente con la partita. Acqua e Sapone che gioca con Zaramello, ex di turno, in porta, quindi numero 2 Ney, 4 Zerenato, 6 Davi, 7 Ferreira, 8 Leite, 9 Sanna, 10 Maura, 13 Vendrame, 14 Calli, 15 Dorazio, il secondo portiere Sferrella, l'allenatore appunto è Lamers. La Luparense invece gioca con Martino in porta, mentre il secondo portiere è Cobertaldo, o meglio conosciuto come Weber. Numero 2 Emanuele Ayala, 3 Pellegrini, 4 Gabi Ayala, 5 Cilaver, 6 Bacoli, 7 Sandrigno, 9 Onorio, 10 Vampeta, 11 Canal, 17 De Luca, l'allenatore è Julio Fernandez. Gli arbitri dell'incontro sono Arnò. Attenzione, ancora Vampeta, meno male, perché adesso prende il palo Onorio. Dicevamo, gli arbitri sono Arnò e Cicciarello. Questa è un'altra azione che necessariamente dobbiamo segnalare, perché
palo della Luparense, azione impostata da Vampeta, palo colpito da Onorio. Para adesso Zaramello, para sicuro, ma è certo che un po' di shock c'è, perché tre tiri abbiamo subito, come acqua e sapone intendo dire, due gol e un palo, e adesso c'è stato il quarto tiro con la parata di Zaramello. Sì, un avvio scioccante, non ancora riusciamo a riprenderci, speriamo di farlo nel più breve tempo possibile, ma come dicevo prima, oggi sarà dura portare in porto un risultato positivo. Abbiamo di fronte una delle squadre più forti del campionato e sicuramente in questo primo scorcio di gara lo sta dimostrando. La formazione che Lammers ha deciso di schierare in questo momento è composta da Zaramello in porta, la novità è Calli, poi Davi, Sanna e Vendrame. Manca, attenzione, lo squalificato Forghieri, che è un giocatore estremamente importante per questa squadra. Naturalmente non è solo Forghieri, quindi non è che bisogna giustificare troppo o tanto la formazione angolana per questo inizio, seppur considerando che di fronte c'è la temibilissima Luparense, la squadra attualmente vice capolista. Sanna, si gira Rafael Sanna, ci prova perché l'acqua e sapone ha la necessità di riprendersi dallo shock, di tirare, magari centrare la porta, cercare di essere convincente. Calli, Vendrame, Davi, ancora Calli, dribbling, un altro dribbling ancora di Thiago Calli, poi però il pallone lo perde, c'è il tiro con il palo di Sanna, ma in precedenza c'era stato il fischio degli arbitri che avevano fermato l'azione, quindi il tiro di Sanna che non resta sicuramente nel nostro taccuino, ma resta come voglia di fare da parte dell'acqua e sapone. Vampeta, guardate come controlla alla grande, direi il numero 10, il capitano dell'Alter Ego Luparense. Quindi Sandrigno si gira il pallone, c'è un tiro di sinistro che lambisce il palo della porta difesa da Sciuscia Zaramello, lo ricordiamo ex della partita, il tiro era stato scoccato dal piede del numero 9 Onorio. Un altro numero 9 è Sanna, però dalla parte dell'acqua e sapone. Davi ha ceduto il pallone, Sanna, ancora Davi, e c'è il tiro di Davi che viene molto duramente contrato dal difensore avversario, con palla che finisce fuori anche adesso. L'ultimo tocco è della Luparense con Pellegrini, per cui via a una nuova offensiva della squadra angolana. Sanna prova a tirare, anche in questo caso è contrato duramente ma correttamente da Vampeta. Entra Canal al posto di Vampeta, mentre c'è una chance offensiva dell'acqua e sapone. Davi provava e ha provato ancora Davi, prima provava il passaggio, poi ha provato a tirare con buoni esiti, solo che il portiere ha capito tutto. Avanza Zaramello, portiere però sbaglia Vendrame e mette in difficoltà sicuramente la fase difensiva dell'acqua e sapone, ma buon per gli angolani, non riparte la controffensiva dei veneti. E guardate anche in questo caso che passaggio filtrante, Zaramello capisce tutto, poi va al servizio di Davi, Davi e Sanna cade. Beh, non so come l'ha vista Giancarlo Del Duchetto, poteva anche starci, però non mi sembrava il più solare dei rigori. No, assolutamente, il portiere ha fatto una bellissima parata, abbiamo avuto questa occasione ma non era assolutamente rigore, la palla ce l'aveva già il portiere. Comunque dopo uno sbandamento iniziato vedo una piccola ripresa da parte dei nostri ragazzi,
speriamo che tirino fuori carattere, orgoglio e cercare di riprendere questa partita, cosa molto ma molto difficile. Ci proveremo. Le partite durano 40 minuti, dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che ci capiteranno. Hai visto che quando mancano 13 minuti alla fine del primo tempo, già Zaramello, già da un paio di minuti, devo dire, si sta portando in avanti per mettere in pratica un po' una delle tattiche in cui l'acqua e sapone. Che palo incredibile! Noi siamo rimasti senza fiato perché stavolta questa tattica del portiere avanzato stava dando frutti nefasti, direi, Giancarlo Del Duchetto. Io aspetterei ancora un po' prima. Per adesso, per quello che abbiamo visto, il suo palo a porta vuota. Potremmo anche subire una collegata da parte della Luparense. Io sarei ancora prudente, la partita è lunga, mancano 20 più 12, mancano più di mezz'ora alla fine, può succedere di tutto. Il risultato non cambia, o perlomeno è già cambiato troppe volte per i nostri gusti. 0 l'Acqua e Sapone, 2 la Luparense. Certo, c'è stato il brivido adesso con la porta vuota, ma l'Acqua e Sapone di fatto non può fare molto altro perché deve provare a recuperare questo risultato e lo sta facendo lasciando anche qualche chance alla Luparense. Vedete che Zaramello gioca quasi stabilmente come quinto uomo di movimento. Adesso c'è il capitano Vendrame, ma sbaglia ancora. Troppi errori, direi. Troppi errori, Giancarlo, perché magari giocando in questa maniera forse è chiaro che si rischia e lo si sa, però un minimo più di attenzione. Certo, lo ricordiamo, noi siamo seduti in poltrona, però... Ah, sicuramente, il mister avrà le sue buone ragioni per giocare così. Io personalmente non la vedo una scelta troppo azzeccata. Aspetterei perché la partita è ancora lunga. Siamo 0-5, siamo 0-2, possiamo tranquillamente, col tempo, se miglioriamo la nostra prestazione, riprendere la partita. Adesso mi sembra un po' inopportuno cominciare a giocare così in modo spregiudicato. Comunque in porta adesso Zaramello ha parato e ha parato con buona sicurezza sul tiro di Canal. L'anticipo di Cilavert su Sanna e la rimessa con i piedi di Tiago Calli. Vendrame, Davi, ancora Vendrame, Sanna la dà indietro e il lancio di Zaramello è facile preda del portiere Martino, che senza grandi problemi riesce a andare in presa. Cilavert, ancora Cilavert, sul nostro versante c'è il numero 11 Canal che se ne va in un primo momento. Davi invece con un deciso intervento riesce a buttare la palla lontano dalla azione. In realtà adesso la rimessa laterale dell'alter ego Luparense con Emmanuel e Gabriele Ayala, conoscenze del calcio 5 abruzzese per aver militato nella Ponzio Pescara. Sanna commette fallo, c'è la punizione fischiata ai danni dell'Acqua e Sapone quando mancano 11 minuti di gioco alla fine del primo tempo. Fallo netto su Canal con la battuta che viene effettuata praticamente sulla linea di metà campo. Ancora Emmanuel Ayala, indietro la palla è stata data a Martino. Quindi Canal, il tiro di Emmanuel Ayala con l'uscita kamikaze di Zaramello che sceglie il tempo giusto e riesce a sventare l'ennesima offensiva della squadra allenata da Julio Fernandez. È sicuramente una delle squadre, Giancarlo Del Duchetto, ci affidiamo sempre a te, insomma, per questi commenti,
che giocano meglio a calcio a 5, mi riferisco alla Luparense, anche da un punto di vista tattico direi. Ma sicuramente, ma è anche una squadra dove hanno dei calciatori che sull'uno contro uno il 90% delle volte vanno via. Abbiamo visto prima Iara là, abbiamo visto Norio, abbiamo visto Vampeta, tutti questi giocatori fanno la differenza. Se ne va anche Calli però adesso, c'è Davì, non si può, incredibile. Calli due volte, siamo al decimo minuto di gioco e non si riesce a superare questa difesa della Luparense. La dobbiamo segnalare con un po' di tristezza perché stavolta l'Acque Sapone la palla, anzi le palle, due per l'esattezza, le ha avute per segnare. Abbiamo avuto una bellissima occasione con Calli adesso, peccato che aveva fatto una bella giocata, il portiere è stato bravo e anche noi siamo anche un po' sfortunati nella conclusione. Speriamo di continuare così, stiamo guadagnando campo, stiamo guadagnando sicurezza, speriamo di da ora in poi di continuare a fare questa prestazione e il gol potrebbe arrivare. Zaramello, tiro e il bell'intervento in tuffo di Martino. Beh, abbiamo ascoltato un Giancarlo del Duchetto ottimista, quindi siamo contenti anche noi e speriamo che quello che dice il dirigente dell'Acque Sapone possa verificarsi. Un cambio c'è stato, adesso è entrato Murilo Ferreira ed è entrato al posto di Tiago Calli. Pressa la Luparense, pressa proprio sul portatore, in quel caso adesso anche è Marcello Vendrame, un colpo di tacco lezioso, guardate che errore, errore di Davì, ma errore anche di Canal, ma un colpo di tacco così lezioso probabilmente viene fatto quando sei in vantaggio di qualche gol. Sì, là c'è stata una grossa ingenuità da parte di Davì e potevamo soccombere e prendere il terzo gol. Anche perché c'era Canal solo, eh? Esattamente. Davì, si alza Sanna perché c'è stato un episodio controverso, adesso Sanna reclamava la punizione, comunque l'arbitro ha deciso al contrario. Attenzione Giancarlo, perché i falli adesso sono 3 per l'Acque Sapone, 0 per la Luparense, non so se questo può avere un peso. Vabbè, un occhio di attenzione non guasta. Loro stanno giocando bene, sono sicuri, vedi, uno contro uno vanno sempre via. Onorio è bravissimo, non serviva che il fallo, sono falli inutili, a cosa serve? Sai qual è il bello? Che Sanna poco prima ha rischiato di essere ammonito per la protesta e adesso commette il fallo su Onorio e viene ammonito. Forse un po' di nervosismo adesso anche da parte del giocatore di San. Non ci voleva, perché tu hai detto prima, un attimo prima, attenzione, un minimo di attenzione in più non guasta, e invece quarto fallo. Esattamente, avevo visto giusto, fallo ingenuo, poi un fallo che serve va bene, ma è un fallo inutile solamente perché prima avevi ricevuto secondo te un'ingiustizia da parte dell'arbitro, non mi sembra giusto comportarsi così, è un grosso errore. Adesso siamo a 4, quindi bisogna sempre comunque guardare i falli con un occhio veramente importante. Ma io invito un po' tutti quanti anche a vedere intanto questa uscita di Martino e c'è direi l'ammonizione giusta per Martino su Murilo Ferreira. Un tiro di punizione per l'Acque Sapone, mi sembra che ci sia qualche protesta da parte dell'allenatore avversario Julio Fernandez. No, quello che facevo notare è come la Luparense pressa tantissimo fin dal primo tocco di palla del portatore dell'Acque Sapone, no? Sì, è una squadra che pressa tantissimo, ma se lo possono anche permettere, se tu guardi la formazione, tutti i giocatori a un certo livello possono fare cambi molto spesso, quindi la fatica per loro si sente molto di meno. È vero, questo è un dato importante. Vediamoci questa punizione, c'è Vendrame, ma poi c'è anche il numero 8 Wagner Leite, e Vendrame che invece tira,
e colpisce in pieno Onorio. Un'altra chance. Vendrame, Zaramello, Acque Sapone 0, Luparense 2. Vendrame, Ferreira, ancora Zaramello, ancora Sciuscia, Vendrame, il capitano Sanna. Eme, Ferreira riesce e guardate un po', ancora porta vuota, ma io davvero faccio una fatica bestiale a commentare queste occasioni. 12 minuti di gioco, qui era porta vuota. Da Ferreira a Leite, che a porta vuota, Giancarlo Del Duchetto, mi rendo conto che la palla arrivava un po' veloce, ma era la sotterra, secondo me non era difficilissimo metterla dentro. Lo so, non era assolutamente difficile, ma per noi anche le cose facili quest'anno diventa molto difficile, diventa difficile tutto. Un momento brutto per noi, ci troviamo in questa situazione dove non volevamo trovarci, ma purtroppo ci siamo. Vediamo un po' che succede oggi, abbiamo di fronte questa squadra che è capitata nel momento sbagliato. Nonostante tutto, non mi sembra che sia stato un gran primo tempo dell'Acqua e Sapone, d'accordo, ma nonostante tutto, dicevo, Giancarlo Del Duchetto, l'Acqua e Sapone ha avuto due palle nitide per pareggiare. Certo le ha avute anche la Luparense, quindi per correttezza bisogna dirlo, però Thiago Calli prima e Wagner Leite adesso, pochi attimi fa, mi sembra che abbiano sciupato delle ghiottissime occasioni. Guarda, se gli devi i primi 3-4 minuti della partita, per il resto diciamo che ce la siamo giocati alla pari. Solo la differenza è questa, che loro sull'uno contro uno saltano l'uomo e tirano in porta. Noi questo purtroppo non riusciamo a farlo con nessuno dei nostri giocatori, raramente. E questo è un vantaggio che purtroppo loro hanno e dobbiamo stare molto attenti sotto questo punto di vista. Quanto pesa l'assenza di Forghieri per squalifica? Ma contro questa squadra ha un'importanza relativa, comunque pesa. Eh sì, Forghieri, Marcelinho, giocatore importante. Si arrabbia tantissimo per questo svarione difensivo l'allenatore della Luparense, Fernandez. Calli, Zaramello, Calli, ancora Calli, ancora Zaramello, e deve girare questo pallone se si vuole rendere pericolosa effettivamente la tattica di tutti gli uomini in movimento. Calli gioca da centrale adesso, Zaramello esterno, Vendrame si accentra, vediamo un po' cosa cambia adesso, provano a far proprio girare non solo il pallone ma anche gli uomini. Adesso il centrale e c'è il gol che probabilmente verrà assegnato a Calli, questo per la normativa. Calli che va al 2-1, si riapre la partita, perché questo è il calcio a 5, perché anche se l'Acqua e Sapone ha giocato non un gran primo tempo, qualche chance l'aveva creata e quindi era giusto che si materializzasse. Siamo al minuto numero 13. Che dici, Giancarlo? Questo gol lo assegniamo a Calli, anche perché ci ha creduto anche in precedenza, magari anche per la sua perseveranza. Io lo assegnerei a Calli perché da quando è entrato sta giocando veramente bene, un ragazzo che quest'anno ha giocato poco, però quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato sempre di essere bravo, di farsi trovare pronto e ha dato sempre il suo contributo. Anche oggi l'abbiamo visto, quindi direi gol meritato per Calli. Beh, quando prima ti sentivamo critico, ma ti sentivamo anche ottimista tutto sommato, perché avevi detto la partita è lunga. Effettivamente è così, se poi la metti dentro. Però io critico lo sono un po' per natura, se non vedo una cosa funzionare come si deve. Anche la rabbia che cova dentro di me, ma dentro tutti, per questa situazione che si è venuta a creare, sicuramente non ci aspettavamo. Prego. Sicuramente non ci aspettavamo un campionato così, quantomeno ci aspettavamo una salvezza ottenuta un po' prima. Perfetto, e adesso ci
vediamo anche questa offensiva della Luparense. Nulla di fatto, 1-2, questo il punteggio quando mancano 5 minuti e 35 alla fine di un primo tempo che ha regalato comunque tante emozioni fino a questo momento e senz'altro ne regalerà ancora, ancora tante. Calli, Wagner Leite, Vendrame, situazione falli, 4 l'Acque Sapone, 1 la Luparense, Leite, Sanna, Leite, ancora Vendrame e Zaramello che gioca davvero in posizione estremamente defilata, posizione molto tattica quella di Sciuscia Zaramello, il portiere che avanza tanto dell'Acque Sapone, ma adesso c'è stato l'errore non di Zaramello ma dall'altra parte, dalla parte opposta, sbaglia anche la Luparense con Pellegrini che poi si lamenta con i compagni perché non ha trovato nessuno della sua squadra libero. Sanna, Vendrame, Calli ci prova a recuperare questa palla, Wagner Leite in realtà ci riesce anche, solo che il campo gioco forza finisce in tribuna, no, Forghieri per squalifica, Gallon che ovviamente insomma è il secondo, terzo portiere, chiamiamolo come vogliamo, un ragazzo molto promettente che però per